Il maresciallo Francesco Agello sta per diventare l'uomo più veloce del mondo e posa davanti all'MC-72 con l'ingegner Castoldi e con alcuni colleghi. Una storia iniziata molti anni prima per la conquista della Coppa Schneider si sarebbe conclusa sulle rive del lago di Garda, al reparto alta velocità di Desenzano. L'Italia si era vista sfuggire il trofeo per un soffio, perché non aveva fatto in tempo a mettere a punto questa macchina bellissima, dalla linea fusolata, di colore rosso sgargiante, opera di due progettisti d'ingegno come Mario Castoldi della ditta Macchi, che ne disegnò l'architettura, e Tranquillo Zerbi della Fiat, che studiò un nuovo potente motore. Ma anche merito di un gruppo di valenti specialisti del reparto alta velocità guidati da Armando Palanca, eccellente capotecnico che realizzò uno speciale modello di carburatore in grado di risolvere i problemi di alimentazione del motore. Dopo una lunga e minuziosa messa a punto, quando tutto fu pronto, era ormai troppo tardi per la Coppa Schneider, ma il Macchi Castoldi MC-72 risultò un vero gioiello della tecnologia aeronautica. Per arrivare a questo punto c'erano volute prove e collaudi infiniti. Due esemplari del velivolo erano andati distrutti causando la morte dei piloti collaudatori. L'impresa si era rivelata più costosa del previsto, certamente lo era stata in termini di vite umane. Ma ormai la macchina era sicura e tuttavia le prestazioni estreme che poteva raggiungere la rendevano comunque potenzialmente pericolosa. Francesco Agello affrontò la prova. In quel momento aveva 32 anni e un'esperienza di volo decennale. Pilota di riserva alla gara per la Schneider, questa volta non si lasciò sfuggire il suo momento di gloria. Dell'MC-72 erano stati costruiti 5 esemplari. In pratica, il progetto era nato intorno al motore, potente quanto ingombrante, sviluppava 3.100 cavalli, ed era formato da due corpi distinti di 12 cilindri ciascuno che occupavano una lunghezza complessiva di quasi 4 metri. Per raffreddarlo i radiatori in rame erano distesi su tutte le superfici disponibili, ali, galleggianti e coda. Questi due corpi motore erano indipendenti e azionavano due eliche coassiali che giravano alla stessa velocità ma in senso inverso. Ai comandi di un bolide di questo genere, Agello si apprestava a conquistare il primato di velocità pura, velocità assoluta mai raggiunta prima da alcuna macchina. Sul lago di Garda, quel pomeriggio del 23 ottobre 1934, c'era una lieve foschia. L'idrovolante venne spinto in acqua dagli specialisti. Mancavano pochi minuti alle 15 quando Agello diede inizio alla fase di flottaggio, fase sempre delicata e pericolosa, ma resa più sicura questa volta proprio grazie alla doppia elica controrotante che conferiva maggiore stabilità alla macchina e ne favoriva il decollo. Progettisti, tecnici, cronometristi e persino le autorità della Regia Aeronautica che avevano autorizzato l'impresa tennero il fiato sospeso finché l'MC-72 non si sollevò dall'acqua. La corsa di decollo parve interminabile, ma infine, trascorso poco più di un minuto, il velivolo si staccò regolarmente dalla superficie del lago. Il volo ebbe la durata di 15 minuti in tutto. Agello effettuò i 4 passaggi previsti dal regolamento internazionale. Ad ogni passaggio, per un determinato tratto, il velivolo doveva abbassarsi alla quota di 50 metri per consentire il regolare cronometraggio dei tempi da parte dei giudici. Il terzo passaggio risultò il più veloce con 711 km orari,
la media dei quattro passaggi superò i 709 km all'ora. Quando l'MC-72 poggiò di nuovo i galleggianti sull'acqua, si chiudeva definitivamente l'epopea della Coppa Schneider. Il successo a lungo inseguito, sfuggito per un attimo, era stato finalmente raggiunto. Il primato di velocità per la categoria idrovolanti sarebbe rimasto all'MC-72 per ben 27 anni, fino al 1961. Quel giorno Agello fu accolto da trionfatore e presto divenne famoso come l'uomo più veloce del mondo. Di seguito giunsero la medaglia d'oro al valore aeronautico e la promozione a sottotenente. Più tardi diventò comandante del reparto alta velocità, ma la guerra era alle porte e il mondo non aveva più tempo di occuparsi di primati.